Grazie al Presidente del PDL di essere qui con noi, Silvio Berlusconi. Allora, un commento a caldo sull'intervento del nuovo dodicesimo capo dello Stato, Giorgio Napolitano. A caldo è un po' difficile perché strapiove e quindi si è anche abbassata la temperatura. Comunque anche a freddo, un intervento ineccepibile, straordinario, che ha toccato tutti i temi più importanti della situazione politica attuale. Un intervento anche commovente e io direi da parte di tutte le forze politiche da approfondire, da studiare, da meditare. Anche però duro nei confronti delle forze politiche nel momento in cui ha detto un anno e mezzo fa ho chiesto alle forze politiche di rigenerarsi, di fare quelle riforme necessarie per dare di nuovo una parola ai cittadini come ad esempio la legge elettorale, cosa che i partiti... Voi non avete fatto. No, assolutamente. Non bastava il nostro assenso per farle. Noi, ricordo, abbiamo votato per due volte in Senato l'elezione diretta del Capo dello Stato da parte dei cittadini e poi la sinistra non ha voluto dar seguito a questa nostra presa di posizione con tanto di doppia votazione. Per quanto riguarda la legge elettorale non è vero che non sia stata la nostra volontà, c'è stata una posizione della sinistra molto precisa, dato che i sondaggi negli ultimi mesi davano la sinistra in vantaggio di 10 punti su di noi. Ricordo che io avevo praticamente lasciato la politica restando come padre fondatore, come logico che sia, nel mio movimento, ma mi ero dedicato ad un'altra attività che era quella di costruire con una fondazione intestata a mio padre molti ospedali per bambini nel mondo. Mi sono venuti a riprendere e sono tornato indietro e ho ricominciato da una campagna elettorale di 40 giorni, ma è chiaro che era la sinistra che pensava di poter profittare del premio di maggioranza, che quindi non ha voluto cambiare la legge. Noi insistavamo perché il premio di maggioranza non fosse dato comunque, qualunque fosse il numero raggiunto. Si è stato raggiunto qui un numero, mi sembra, di 30, è scattato un premio di maggioranza dal 30 al 55, quindi praticamente 234 parlamentari, una cosa veramente assurda. Noi pensavamo che si dovesse da parte di una coalizione raggiungere il 45% e che soltanto in quel momento si aggiungesse un altro 10% per dare la governabilità al Paese attraverso una maggioranza in Parlamento. Quindi mi spiace, ma devo respingere completamente queste tesi. Veniamo quindi al governo, al prossimo governo. Secondo lei si ritorna all'ipotesi della grande coalizione e secondo lei a quali devono essere i punti del programma a cui lei non può rinunciare? A cui non può rinunciare l'Italia, perché qua non si tratta di prese di posizione politiche, qua si tratta di esigenze del Paese e soprattutto della sua economia. Noi abbiamo diffusamente illustrato durante la campagna elettorale gli 8 punti che noi riteniamo indispensabili per venire fuori da quella spirale recessiva che ci attanaglia e per far sì che riprendano i consumi, riprenda la produzione, ci sia la formazione di nuovi posti di lavoro e ci si avvii verso la soluzione di questa crisi. Li abbiamo già condensati in 8 disegni di legge, gli 8 disegni di legge sono già depositati in Parlamento, le trattative per il nuovo governo cominceranno da questi 8 disegni di legge che noi metteremo sul tavolo. A questi disegni di legge si aggiungono i disegni di legge o comunque le decisioni per quanto riguarda il comportamento che il nuovo governo dovrà avere nei confronti dell'Unione Europea, che ha imposto a noi una politica di rigore, di austerità, che purtroppo il governo dei tecnici ha addirittura implementato con i risultati drammatici che stiamo vedendo. E quindi su questi posso dire che c'è una completa sovrapposizione con i punti che sono stati illustrati dal Partito Democratico. Quindi per quanto riguarda il rapporto dell'Italia con l'Unione Europea, mi sembra di poter dire che c'è una totale sintonia con il Partito Democratico. Ma rispetto alla campagna elettorale, alla sua richiesta non solo dell'abolizione dell'IMU, ma anche alla restituzione di quanto gli italiani hanno pagato nel 2012, i conti pubblici, soprattutto quanto è stato definito nel documento di economia e finanza, rendono credibile, sostenibile l'abolizione dell'IMU? Sì, questa purtroppo ha messo in giro questa storia. Si tratta di 4 miliardi su un totale di 800 miliardi che è il costo della nostra macchina dello Stato. Una cosa è come se a una famiglia che guadagna
guadagna 1.500 euro al mese, lei domandasse, ma è vero che non potete trovare 70 euro? Lei quindi ritiene ancora sostenibile l'abolizione dell'IMU e la restituzione necessaria di quanto... perché, vede, c'è una regola antica che si chiama equazione, l'equazione liberale del benessere, che dice così: per arrivare a dei risultati positivi, meno tasse sulle famiglie, meno tasse sulle imprese, meno tasse sul lavoro, uguale più consumi, le famiglie hanno più soldi, possono consumare di più, più produzione, più posti di lavoro, uguale più entrate nelle casse dello Stato, che può così aiutare anche chi è rimasto indietro. È un'equazione che non è mia, è stata sposata da Reagan, dalla Thatcher, da tutta la storia del pensiero liberale, ed è quella che noi dobbiamo applicare per uscire dalla spirale recessiva. Quindi questa dell'IMU è una delle tante cose, ma per esempio io metto davanti a questa come importanza l'abolizione della camicia di forza delle autorizzazioni preventive sulle attività, sui progetti delle imprese, e qui invece sostituirla con un'attività di verifica e di controlli successivi alla realizzazione effettuata. C'è la disoccupazione dei giovani, che è un fenomeno gravissimo, assunzione possibile senza pagare né imposte né dover versare contributi. C'è l'intervento per cambiare Equitalia, che oggi si presenta ai cittadini come uno Stato ostile, addirittura nemico. Ci sono tantissime cose che abbiamo appunto fatto oggetto di 8 disegni di legge, tra cui c'è anche la necessità di cambiare l'architettura decisionale dello Stato. Se continueremo ad avere un governo con un Presidente del Consiglio che non può cambiare un Ministro, con un Presidente del Consiglio che non può usare la decretazione d'urgenza come tutti gli altri colleghi delle democrazie occidentali, e che ha come unico strumento per operare il disegno di legge che ci impiega 450-600 giorni ad essere approvato dal Parlamento e che viene fuori dal Parlamento completamente modificato e che poi viene inderogabilmente abrogato, se non piace all'opposizione, dalla Corte Costituzionale, questo Stato, il nostro Paese, oggi non è un Paese governabile. Presidente, lei domani sale al Quirinale, iniziano domani le consultazioni, o quando ci conferma quando lei sarà al Quirinale? Io mi atterrò al calendario, a ciò che metterà in campo come agenda il Capo dello Stato. La linea del PDL, la sua linea? Molto semplice, l'Italia ha bisogno di questi provvedimenti indispensabili ed urgenti, bisogna trovare l'accordo per formare un governo che possa immediatamente approvarli e che trovi la possibilità di un accordo per essere un governo forte, stabile e quindi duraturo nel tempo. Abuso della sua pazienza, ma è l'ultima domanda, glielo assicuro. Un governo con quale PD? Quello che abbiamo assistito in questi giorni è stato una disintegrazione del Partito Democratico. Con quale PD si formerà il prossimo? Non è a me che lei deve rivolgere questa domanda. Io spero che dopo ciò che è successo negli ultimi giorni, e lo spero per il bene dell'Italia, che il Partito Democratico possa ritrovare quella concordia che è necessaria per presentarsi compatto al tavolo delle trattative. C'è una questione generazionale nei partiti? Se il prossimo candidato premier nel PD fosse Renzi, lei si porrebbe questo problema generazionale, no, Presidente? No, io non credo. Abbiamo eletto un Presidente della Repubblica che è il migliore possibile, che ha 88 anni mi sembra, e quindi questo ha fatto dei giovani, sì, ma attenzione, per essere al governo, per fare l'interesse del Paese, non bisogna essere soltanto giovane, bisogna anche essere esperti, capaci, perché i giovani non nascono, come usa dirsi a Roma, imparati. Ultima cosa, lei era sceso in campo nel 94 contro il teatrino della politica. Secondo lei in questi giorni è andato un po' in scena il teatrino della politica? No, direi che è andata in scena la tragedia della politica.